Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bike & Raft. Capitolo 1015, incentrato sui legami, che poi va a chiudersi con i legami, anche catene, quindi legami che ti vincolano, che ti bloccano. Diciamo che questo capitolo non ha molto di cui parlare. È un capitolo introduttivo, è il primo capitolo del volume 101, e quindi come primo capitolo diciamo che è quasi per introdurti ciò che succederà e per collegarsi con ciò che è successo. E quindi Oda gioca molto sul continuare a disporre le pedine sul campo. Abbiamo finalmente Sanji che si trova davanti al suo vero avversario, come già avevamo pensato tempo fa che potesse appunto essere il buon Queen. Abbiamo Kinemon che riesce a far fuggire Momo per un pochino di tempo, ma poi chiaramente Kaido riesce a raggiungerlo. E poi abbiamo finalmente Yamato che si trova faccia a faccia con il padre. Questo capitolo, catene ma anche legami, come appunto vi dicevo dal kanji, è proprio riferimento a questi legami tra personaggi che vediamo in tutto questo capitolo 1015. È importante perché vediamo appunto come la ciurma di Cappello di Paglia creda nel proprio capitano, a parte Chopper che piange perché Chopper è morto da tanto tempo e questo non è il Chopper del pre-Timeskick, ma è un nuovo Chopper che è venuto a comparire per soppiantare il defunto vero medico della ciurma. I Mugiwara vediamo che sono ancora legati al capitano e come dice Sanji bisogna credere nei miracoli, perché questi succedono, non ti sei già abituato al fatto che il plot armor, cioè barra scusatemi, i miracoli riesca a salvare sempre il nostro capitano. E quindi il legame tra i Mugiwara e il suo capitano, il loro capitano Ruffy, è evidente in questo capitolo e viene messo chiaramente in evidenza dal sensei facendo questo paragone con i samurai e i guerrieri comunque che non sono legati da un punto di vista emotivo con Ruffy, per il fatto che questi non appena hanno capito che il loro generale, quindi il personaggio di spicco in questa battaglia, che era appunto Ruffy, colui che ha la taglia più alta, come diceva Bao Wang nel capitolo scorso, è stato sconfitto, il morale crolla, come in una battaglia, quando muore il generale, quando viene sconfitto il generale, tutto viene meno, si perde lo spirito, si perde la forza della battaglia, perché se ha perso la persona più forte, come posso io, ultimo, ad essere più forte di colui che è stato sconfitto? Ma nonostante ciò, come ho detto, arriva Sanji e dimostra che bisogna aver fiducia ancora in questo personaggio, perché chiaramente non è stato sconfitto da Kaido. E questo è una piccola parte dei legami che vediamo. Un'altra parte dei legami di questo capitolo è ovviamente dedicato sempre a Sanji, che lo porta appunto a combattere contro Queen, perché Queen è legato in qualche modo a Judge. L'avevamo già pensato tempo fa che Queen potesse essere stato, anzi, un membro della cricca di Vegapunk e quindi aver conosciuto Judge in tempi passati, in tempi non sospetti. E questo porterebbe chiaramente sia un discorso dal punto di vista storico, quindi abbiamo chiaramente un legame con Vegapunk e quant'altro, sia potrebbe essere che il personaggio di Queen venga anche inserito in un eventuale flashback di Kaido, dove vediamo come Kaido possa essere fuggito effettivamente da Vegapunk, dal governo, grazie magari al personaggio di Queen che era coinvolto nel discorso. E questo potrebbe essere un ulteriore legame catena di questo capitolo 1015. Proseguendo il discorso sui legami, sulle catene e quant'altro, abbiamo il legame tra Kinemon e Momo che ci viene mostrato in questo capitolo. Legame che loro hanno creato ovviamente nel momento in cui Oden ha riportato Toki, Yori e Momonosuke su Wano in tempi fa, e chiaramente quel legame che poi loro due hanno dovuto creare per forza, per celare le loro identità
una volta abbandonata Wano per cercare risorse, per cercare persone affinché le aiutassero in questa grande battaglia. E c'è questo siparietto molto bellino dove vediamo appunto Momo e Kinemon che cercano di chiamarsi in modi per loro estranei, ovvero Momo che chiama padre Kinemon quando il suo papà era morto da pochissimo tempo, perché ok, sono passati 20 anni, ma 20 anni per noi, per i Mugiwara, non per lui, quindi suo padre era morto veramente da pochi giorni, e Kinemon che deve chiamare Momonosuke in maniera vezzeggiativa, cioè deve togliere quel Sama, e per un sottoposto, per un vassallo, un servitore, non dare il titolo onorifico alla persona più importante per lui, quindi in questo caso è sì il figlio del suo benefattore, ma è anche il futuro shogun di Wano, in teoria, quindi è la persona più importante sia dal punto di vista di samurai che dal punto di vista politico e sociale, e quindi lui deve chiamarlo soltanto Momonosuke e non più Momonosuke-sama. E per entrambi è difficile il discorso, però vediamo che pian pianino riescono a forzare questo discorso e raggiungere la piena consapevolezza che lo fanno per un motivo, per salvarsi a vicenda e nascondere la loro identità. E questo discorso, questo legame tra Kinemon e Momo, secondo me potrebbe essere la scintilla che rimetterà in piedi Kinemon nonostante la mazzolata di Kaido, davvero Sandrino il mazzolatore, con cui gli ha fracassato la testa praticamente, e anche questa pugnalata, di questo colpo di spada che lo trafigge da parte a parte. Ci siamo chiesti durante la live di oggi come Kinemon potesse effettivamente non essere morto, o nel caso in cui non fosse morto, come potrebbe rialzarsi, come potrebbe ritrovare lo spirito per tirarsi su nonostante tutte queste ferite, queste mazzolate. Beh, secondo me semplicemente il fatto che Momonosuke è in pericolo darà la spinta a Kinemon per rialzarsi di nuovo nonostante le ferite e tutto quanto, per andare a salvarlo. Quindi la cosa che gli serve in questo momento, la scintilla che deve riaccendergli lo spirito, è appunto il dover salvare il figlio del suo benefattore, la persona in questo momento più importante per lui, come dicevo, sia dal punto di vista emotivo ma anche politico, quindi il suo futuro shogun, ma anche il figlio del suo benefattore. E quindi questo potrebbe appunto dare la forza a Kinemon di rialzarsi e proseguire la battaglia. Anche perché morire così per un personaggio come Kinemon sarebbe un peccato. Cioè, abbiamo dato a Kanjuro una tavola veramente infernale con la sconfitta e mi vuoi uccidere Kinemon con questa vignetta in ombra? Non è conforme al personaggio. Se deve morire, morirà in maniera più importante. Ma non è questo il momento, non è questo il caso. E ancora un altro legame in questo capitolo, chiaramente quello tra Rufy e Momo. Momo che sente la voce di Rufy e Rufy che comunica direttamente a lui per dirgli qualcosa, per dirgli: ehi, tu devi ricordare alle truppe che io non sono morto e che quindi la battaglia non è ancora finita. Questo rapporto tra i due, continuo a ripetervelo, è qualcosa che secondo me è fondamentale dal punto di vista proprio della lore di One Piece. Il Joy Boy è quella persona che possa essere un'arma ancestrale, come lo era con Shiraoshi, o che possa essere il re del regno antico, o qualcos'altro di ancora sconosciuto. Quindi questo rapporto tra i due è fondamentale, tenetelo sempre a mente. Non è un caso che i due comunichino in questa maniera, non è un caso. C'è un ulteriore legame, che è quello che lega Law a Rufy. Law arriva davanti a Big Mom con Kid che fa sempre il suo sbruffonare, dice: ah sì, sei venuto qua a rompermi le scatole, e lui con tutta calma gli dice: calmati Eustace, non pensi che dovremmo collaborare io e te? Soprattutto perché pensa, prima di dire questo, che da un po' che lui e Rufy collaborano e ha imparato che quando si tratta di Rufy non bisogna mai dare nulla per scontato. E questo, se consideriamo come è cresciuto il rapporto tra i due all'inizio, sì, siamo alleati, ma per Rufy vuol dire essere amici, alleati, e Law diceva: no, che sta dicendo, non è possibile, non c'entra l'amicizia in un'alleanza. Questo ci porta a capire che alla fine anche Law è diventato amico di Rufy. E per quanto poi Law sia molto creepy, sia un pochino
sempre un po' chiuso nel modo di fare, anche un po' come fa anche Zoro, che deve sempre essere l'uomo senza macchie, senza paura, sempre molto, molto impostato, ci fa capire effettivamente che nonostante tutto, e grazie al tempo che appunto da Pancazza stanno passando insieme, Rufy e Law sono diventati davvero amici. E questa mi è piaciuta, questa è una cosa che mi è piaciuta. Ultimo legame, ultime catene di questo capitolo 1015 sono chiaramente quelle tra Yamato e Kaido. Yamato arriva e chiama Kaido, Kaido con il suo nome. E Kaido gli dice: forse dovevi chiamarmi padre, io sono tuo padre, non puoi chiamarmi per nome. Cioè, mi ricorda Bart che chiama Homer suo papà, no? E Homer gli dice: devi chiamarmi papà, e lui: no, tu sei Homer. Cioè, non c'è quel rapporto padre-figlio che dovrebbe essere tra un padre e un figlio. E infatti lei dice: il nostro legame mi ha tenuto a lungo in catene, ma ora sono qui per liberarmi. Quindi, dopo aver visto questa carrellata di legami positivi, ecco che chiudiamo con un legame negativo, un legame che crea un rapporto che in realtà non vorrebbe esistere, un rapporto di sudditanza, di costrizione, un rapporto non positivo. E io sono molto curioso di vedere come andrà questo scontro tra Yamato e Kaido, soprattutto considerando che Kaido sembra essere imbattibile uno contro uno. Yamato sembra saperlo, quando capisce che Rufy è da solo contro Kaido subito si muove per andare ad aiutarlo, perché sa che nell'uno contro uno il padre dovrebbe essere imbattibile. Ma soprattutto sono interessato a vedere se Yamato si trasforma, se il suo potere è legato a un frutto del diavolo o se c'è qualcos'altro dietro. Ringrazio l'amico Peppe che mi ha messo in testa questa cosa, che potrebbe essere interessante, benché, anche a detta sua, sarebbe un riciclaggio di qualcosa già visto. Se voi vi ricordate Dellinger, durante la saga di Dressrosa, il ragazzino aveva le corna e poteva trasformarsi in una specie di pesce, perché aveva nel sangue sostanzialmente il sangue di un pesce combattente, quindi era un mezzo uomo pesce di tipo pesce combattente, e quindi poteva trasformarsi effettivamente, almeno in alcuni punti, quindi gli spuntava la pinna sulla schiena e gli spuntavano anche sti dentoni da squalo. Abbiamo visto anche Yamato fare questa cosa, quindi abbiamo visto soltanto i denti trasformarsi. Io non voglio pensare che siano di nuovo pesci combattenti e quindi un riciclare dell'idea che abbiamo visto durante Dressrosa. Però, siccome quella volta la cosa l'abbiamo vista e anche, cioè, funziona, ha un perché dal punto di vista proprio logico, non vedo perché Kaido non possa essere anche lui un mezzo uomo pesce o qualcosa del genere, perché effettivamente potrebbe funzionare dal punto di vista pratico, visto che Kaido è considerato una creatura e non un essere umano, e quindi potrebbe anche avere mezzo sangue di qualche creatura strana, e a questo punto potrebbe dare un senso al fatto che se lui si butta in acqua, nonostante abbia frutto uo-uo capace di trasformarlo in un drago azzurro, possa sopravvivere all'asfissia nonostante sia sott'acqua. Quindi magari questa cosa che lui è un mezzo pesce eventualmente potrebbe dargli anche questa possibilità in più, ovvero di non morire annegato nonostante vada in acqua, sempre che il suo frutto del diavolo non gli permetta di respirare sott'acqua. Ma questo è un'incognita, non lo sappiamo. E quindi vediamo se nel capitolo prossimo effettivamente potrebbe avere un significato anche questa trasformazione di Yamato, e vedere dove andiamo a parare. E questo è quello che vi posso raccontare di questo capitolo 1015. Alla fine il capitolo non dà spunti di riflessione, ci sono giusto cose qua e là, ma è giusto così. Alla fine non ci possono sempre essere capitoli come il 1014 o il capitolo tal dei tali che ci sono riempie di bombe, altrimenti andiamo anche noi in iperventilazione per le troppe informazioni. Io chiudo qui, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo video, spero di avervi dato qualche informazione interessante o di avervi intrattenuto. Ci vediamo in un prossimo video, fate i bravi e divertitevi. Ciao!